Vamos a dar comienzo a esta conferencia de Aurelio Galfetti. Tenemos la dicha, la fortuna de tenerle como profesor durante este cuatrimestre en el máster, una vieja aspiración. Lo intentamos hace varios años, no pudo ser, tenía mucho trabajo y, como se ha podido comprobar anoche, pues las comunicaciones con Pamplona pues no son especialmente felices. Es decir, aquí está para dar la conferencia, pero consiguió llegar después de arduos esfuerzos a las 3:30 de la madrugada, lo cual no está nada mal. Pero aquí está, dando para dar la conferencia. Es uno de los maestros de la arquitectura suiza, quizá en estos momentos para los jóvenes estudiantes menos conocido que otros nombres que suenan mucho, pues porque precisamente lleva muchos años en el oficio y pues a veces pues, para los estudiantes pues es lo último, lo novedosísimo, pues es como más llamativo con relación a esa arquitectura con más pozo que de la que en cierto modo pues están viviendo ahora el resto de los arquitectos suizos y no solo los suizos, sino muchos otros que estamos muchísimo más lejos. Tenemos la suerte, dio una conferencia aquí hace 5 años, creo recordar, que recordamos todos los que estuvimos entonces, varios que les he preguntado perfectamente, una conferencia de una grandísima sensibilidad y yo espero que a lo largo de la conferencia se vaya sumando el resto del alumnado, si no, aquellos que estáis aquí vais a tener la dicha de poder decir que estuvisteis en la conferencia y presumir luego ante el resto de vuestros compañeros que no tienen suficiente inteligencia como para darse cuenta de dónde tienen que estar en cada momento. Buenos días a todos. Parlerò italiano, però leggo qualche frase che ho scritto per farmi capire meglio. Agradezco alla Facoltà di Architettura e all'Università di Navarra per l'invito a dare un corso e una conferenza in questa bella scuola. È un placer para mí estar entre ustedes en esta ciudad que tanto me gusta y considero esta invitación un reconocimiento que me honra. Agradezco al amigo José por su generosa presentación, ¿no? Les hablaré de mi trabajo que dura desde hace más de 50 años, no tanto para decirle cuánto he sido bueno, sino para transmitirle un poco de fe en vosotros mismos, para darles coraje por vuestros estudios. Sé cuánto es difícil para los jóvenes que inician, cuántas son las dudas, los miedos de no tener las cualidades para llegar a ser arquitectos. Pero arquitecto no se nace, se deviene. Yo, por fortuna, cuando estudiaba, no tenía ningún talento, y he tenido que trabajar mucho y solo con la voluntad llegué a ser arquitecto. El talento no ayuda mucho. Si les falta es mejor. Aprenderán mucho más. Yo he tenido también fortuna porque al inicio, en los años 50-60, después de los primeros trabajos, un crítico escribió que era un ecléctico. Eso me facilitó mucho, me permitió construir aquello que descubría sin preocuparme, por ejemplo, de ser fiel al lenguaje del trabajo precedente. Por lo tanto, en 50 años he hecho cosas muy distintas, pero yo quisiera hablarles no de la diversidad, más bien de algunas constantes que han acompañado siempre todos mis proyectos hasta hoy. Son pocas ideas que he tratado continuamente de mejorar y renovar. Hablaré solo de aquellas que hoy me parecen más importantes. Ser arquitectos significa hacer el proyecto para la construcción del espacio de vida del hombre. Hacer proyecto
construcción, espacio, hombre, son cinco palabras que seguramente bastan para llenar la vida de un arquitecto. Así fue para mí. Siempre he pensado que el espacio es la esencia de hacer arquitectura, y el espacio es el vacío que está entre los volúmenes. ¿No? Esta es una cita de la música a Chambéry. El espacio de vida del hombre tiene dimensiones y características que van desde arquitectónica, del espacio interno, a la urbanística de la ciudad o territorial. Esto es un lavoro a Padua del 2005 e prima era una casa di 50 anni fa a Bellinzona. E l'altra dimensione dello spazio è la dimensione geografica dello spazio naturale o agricolo, hasta la dimensione temporale dello spazio-tempo. Por mi trabajo y por mi enseñamiento a la Academia de Mendrisio, de esta realidad compleja he deducido que el arquitecto es un generalista y no jamás un especialista. Yo pienso que el arquitecto es al mismo tiempo arquitecto, ¿no?, urbanista, paisajista, porque siempre debe buscar poner en relación lo que hace con lo que existe, ¿no? El arquitecto, al menos los arquitectos, el arquitecto que piensa como pienso yo, hay infinitos modos de ser arquitecto, no construye objetos, formas, estructuras aisladas, autónomas, construye relaciones que se sitúan en espacios de dimensiones diversas. El arquitecto hace que la necesidad del hombre se convierta en espacios. Espacios en relación, esta es la mia casa a Bellinzona, espacio en relación, esta es una casa de 50 años, 1959, en relación con el contexto inmediato, con el sitio, con la preexistencia, cercanas pero también lejanas. El espacio en relación con la ciudad, con todo el territorio construido por el hombre, como este campo de grano, y finalmente con el paisaje natural, como esta isla, esta roja. Por lo tanto, yo les hablaré de la relación de mi construcciones con el sitio, con el territorio, con la ciudad. Las relaciones entre interno y externo, entre espacios de carácter y dimensiones diversas son posibles, sobre todo, si los espacios son transparentes, atravesantes, fluidos, continuos, líquidos, como se dice hoy. Mejor todavía, espacios abiertos. El espacio abierto, pienso, es la más grande invención de la modernidad. Wright rompió la jaja, Corbusier rompió la calle. El postmoderno quiso remendar los fragmentos, pero la ciudad continúa a hacerse con los espacios abiertos. Yo he construido espacios transparentes, espacios atravesantes, pero casi siempre los espacios de mi construcción son hijos de un proyecto particular.
un proyecto que busca introducir la noción de espacio-tiempo. En general, los míos son proyectos de recorridos, proyectos que se entienden sobre todo recorriéndolos. Esencialmente, casi todos mis trabajos, sean proyectos de casa, de escuela, de plazas, de calle o de ferrovía, son todos derivados de un proyecto de recorrido. Esta casa, la casa Rotalinti, es una casa, ¿no? Pero el recorrido para acercarse es importante como la casa. Questo è il bagno pubblico di Bellinzona, di anche 45 anni fa, no? È un bagno pubblico, uno va a bagnarsi, no? Però il recorrido per acercarsi è il scheletro del progetto. No? Questo è un castiglio di Bellinzona, 1980, però el recorrido para acercarse también. Es también importante, ¿no? Y esto es un proyecto para un ferrocarril, pero lo que me interesa es donde el recorrido encuentra el territorio. Ahora le hablaré en italiano, penso es mejor, de relaciones de recorridos de ciudad. ¿No? Queste sono due case, una casa que ho fatto 50 anni fa a Bellinzona e questa invece è la mia casa, la nostra casa a Paros fatta nel 2000. Sembrano molto diverse, però io penso che sono molto simili, no? non sicuramente uguali, ma simili, no? Entrambe guardano il paesaggio, no? Dal quale io ho dedotto la loro posizione. Questa può essere solo qui, in relazione, la foto è di 50 anni fa, non si vede più tanto bene il fiume e il lago, ma è precisa in relazione al, e lo stesso è questa casa, è precisa rispetto a questa isola e rispetto anche alla montagna che sta dietro, che poi vedremo. Quindi sono precise nel paesaggio, esatto, è difficile spostarle. Sono case che rispondono, dialogano con il paesaggio. Questa riprende il castello. Io pensavo di costruire il quarto castello quando ho costruito questa casa. In Bellinzona ce ne sono tre. Sono case che si posano nel terreno, con misura e con attenzione a ciò. Con attenzione a ciò che sta attorno, quindi rispettano il paesaggio e ovviamente il loro, ciò che le accomuna è che lo spazio interno di queste case è una risposta al paesaggio, al territorio dove si situano. Il loro spazio interno vive con il paesaggio dal quale io ho dedotto la forma. Evidentemente sono oggetti, no? Sono oggetti perché hanno una forma finita, insomma. Ma sono, io pretendo di dire che sono oggetti territoriali, cioè oggetti che non interpretano solo se stesso, ma interpretano ciò che sta fuori. Sono oggetti che cercano un rapporto preciso col territorio. Questa casa, come vi ho detto,
appunto nasce da un progetto di percorso, dalla strada si entra nella casa, si percorre, si scende, no, insomma, è una casa che nasce da un'idea di percorso, no? Un percorso che va appunto dalla strada alla casa. La strada fa parte della casa. La strada appunto fa parte della casa, si continua in una passerella, entra nella casa e all'interno appunto scende percorrendo gli spazi fino al terreno. Questo è ovviamente la conclusione, è lo spazio interno, no? Le facciate sono come occhi che guardano il paesaggio lontano, no? Sono disposte liberamente per andare a cogliere ciò che sta attorno, e questo si traduce nello spazio interno. I progetti di percorso ovviamente nascono da o i progetti di impianto della casa nel territorio nascono dalla conoscenza del territorio. Il territorio si conosce solo disegnando. La macchina fotografica è precisissima, però è meno attenta della mano. La mano è obbligata a andare a cogliere tutte le differenze. Io per fare questa casa ho disegnato centinaia di piccole situazioni, non so, era il nostro terreno, era un'acropoli, era una roccia, è diventato acropoli perché ci ho messo una casa sopra, no? Perché in questo paesaggio fatto tutto di linee inclinate è diventato abitato perché l'uomo ha disegnato un orizzontale. Quando un giorno ho fatto questo schizzo che legava la montagna dell'isola che sta qui, la cima della montagna dell'isola, con il paesaggio lontano e con il golfo, la spiaggia che sta in basso, ho capito che la casa era fatta. Questa è la casa, è un segno nel paesaggio, è un'incisione nella terra, no? Che mette in relazione lo spazio abitato con tutto ciò che sta attorno. Questi sono i rapporti, è una casa che stabilisce il rapporto con la roccia, con la terra, con i muri dei contadini che seguono il terreno, col paesaggio lontano, e poi l'orizzontale, il gesto dell'uomo, una riga per dire lì c'è una casa. Anche il paesaggio attorno è complesso, però è fatto quasi tutto di inclinate, di frammenti, eccetera, e la casa si afferma per questa precisione, una linea che trasforma la collina in acropoli, in luogo da abitare, nel nostro caso. Un dialogo con il mare, con le rocce, con i muri, no? E appare all'interno un po' di bianco, no? Io non ho fatto la casa di sasso per mimetizzarla, per nasconderla. L'ho fatta di sasso perché era troppo grande rispetto al bianco delle costruzioni esistenti. Non so, è un fatto di misura, di rapporto con ciò che sta attorno. Avrei potuto farla bianca, era altrettanto bella, o rossa, o di acciaio, o di cemento. È un fatto di rispetto, di avere la misura delle cose. Di solito quando faccio vedere questa foto dico: bella la tua casa, mi dicono, questa, non so, invece no, la casa è un'altra, no, insomma. Come vedete il mare che entra nella casa, no, e appare questo bianco che dice che lì si abita, lì è vissuto, lì c'è qualcuno che vive, non è un recinto per le pecore,
no, insomma, è una casa, e appunto all'interno c'è questo spazio, quello spazio che vi ho fatto vedere prima, ecco quello spazio là, no? Questo è lo spazio che qualifica quella costruzione, qualifica quell'architettura. Non è un cortile, è uno spazio aperto sul paesaggio, è uno spazio per vivere il paesaggio, e nelle due direzioni, verso il mare e verso la montagna. La casa è precisa, l'asse della casa passa da questo segno preciso qui, attraversa la casa e va nella parte debole dell'isola, si vede il mare in lontananza, dietro c'è un'altra isola. Ovviamente è una casa che serve per anche per vivere, non è solo fatta per godere il paesaggio, si può persino cucinare, si può mangiare, si può fare tutto ciò che si fa in una casa. È una casa che io pretendo alle due dimensioni, no? Si parla sempre della dimensione umana, della misura umana, e si pretende che la misura umana sia solo quella domestica. No, l'uomo ha tante dimensioni, ha la dimensione domestica del rifocillarsi, del mangiare, del star seduto, del dormire, ma anche una dimensione che oserei dire cosmica, insomma, è una in quello spazio per l'uomo ci si può mettere in relazione con tante cose, con le cose necessarie e anche le cose, se volete, anche non necessarie ma importanti. Anche questo, anche il percorso in questo progetto è il percorso per arrivare a questo luogo. Si sale dalla strada, no? Si scoprono i muri, no? Si scopre la casa, si comincia a vedere il bianco, no? Si vede lo spazio, poi si entra, e entrando è tutto bianco, solo gli alberi e qualche elemento di legno blu, no? Insomma, è una casa fatta di astrazione, è tutta bianca, questa è la terrazza, è bianca, i muri sono bianchi, tutto è bianco, poi si colorano con basta un oggetto colorato, questa è ovviamente esagerata, ma basta un piccolo colore che la luce greca la trasforma e la inonda tutto lo spazio. E poi appunto lo spazio interno è una continuità di luce, di ombra, eccetera. Come dicevo, appunto in questa casa si abita, ed sono degli spazi indifferenziati, sono tutti uguali, una è cucina, l'altra è soggiorno, l'altra è camera, ma si possono cambiare, si può portare la camera sul davanti, la cucina sul... non sono assolutamente funzionali, sono semplicemente delle zone di ombra in un grande mare di luce, no? E poi appunto penso che in una casa ci deve essere anche questa dimensione, cioè le colonne d'Ercole, lì finisce la terra, al di là di quel limite comincia qualche cosa d'altro, non so, ognuno gli dà il significato che vuole, io gli do semplicemente il significato del tramonto, il sole che risorgerà domani. Ecco, queste erano le due case che mi sembravano simili, anche se hanno tanti anni di... Ne faccio vedere delle altre, no? Questa è una casa dove abitiamo a Bellinzona, è una casa che è in rapporto con la città, con i monumenti, con il paesaggio, con il cielo. Questo rapporto penso esiste sempre, no? È impossibile non cercarlo e non raccordarsi a queste realtà. È una casa fatta di, anche in questo caso, di un grande spazio, è una casa con altri appartamenti, ma ha un'entrata
e è una villa messa su un tetto, no? Con un grande spazio traversante, uno spazio appunto che va a cercare le diverse realtà di quella città, no? Ha un'entrata appunto, una vista, no? Le mie case sembrano molto chiuse, invece sono, secondo me, molto aperte, no? E soprattutto gli spazi interni, oltre ad essere traversanti, in modo che mettono in relazione le diverse parti, le diverse preesistenze, sono anche in stretta relazione fra loro, tra il soggiorno in relazione con la terrazza in relazione col tetto, no? Questi sono i rapporti, si sale dalla terrazza, dal soggiorno terrazza, si sale sul tetto e sul tetto si hanno ancora questi rapporti con il paesaggio. Questa è una foto che è rappresentativa di quello che penso è un muro di oggi, no, scusate, è un muro di oggi, questo è un muro di 500 anni fa, questo invece è un muro di 50 milioni di anni fa. A me piace questo, mettersi in relazione col passato, ma con un dialogo, non con un'imitazione. Ecco, era un esempio di spazio traversante che si mette in relazione con ciò che esiste e da quelle esistenze deduce la sua forma. Un altro esempio è una cantina per il vino, queste sono bottiglie di vino, questo è un tavolo per godere il gusto del vino, è uno spazio traversante che attraversa, le cantine di solito sono delle grotte, no, io ho fatto una cantina sfruttando il fatto che i frigoriferi possono essere usati anche per mantenere il vino a temperature costanti, no, ho fatto una cantina in relazione con il paesaggio e appunto è una cantina che ha una relazione con la vigna e una relazione con la città, Lanfondo e Bellinzona. Oggi si direbbe che è una costruzione ecologica, no? Perché è invece è solo una costruzione che ha un tetto di glicine, no? Ha un tetto prima di cemento, ha un pavimento di cemento, un tetto di cemento, poi un tetto di glicine che la lega al territorio e la rende particolare. Ovviamente questo è lo spazio interno, lo spazio traversante che comunica con tutte le cose. Un altro esempio di, per dirvi che io ho sempre avuto questa fissazione, no? Ho degli spazi trasparenti o degli spazi traversanti, soprattutto degli spazi che si mettono in relazione con il terreno, con la forma del terreno. Questo è un ospedale neuropsichiatrico, no? Un ospedale neuropsichiatrico che di solito erano delle case molto chiuse, no? Insomma, perché si aveva paura di tutto, no? E loro che abitavano avevano anche paura. Invece l'ho aperto in tutti i sensi, ho cercato di farlo attraversare dalle circolazioni, no? In tutte le direzioni, e soprattutto anche gli spazi interni sono in continua comunicazione tra loro, chi è nel soggiorno, è nel corridoio, è nella camera, nel contempo. È un lavoro del 1965, no? Cioè, vi ho detto, sono 50 anni che costruisco sempre allo stesso modo. Non so. Percorso, una scuola, questo è il tema piuttosto sempre del percorso, come ho detto, ma anche del rispetto di ciò che esiste, no? È una scuola in un nucleo storico, no? Fatto di piccole case, cioè una scuola che è costruita secondo un'idea di percorso che la attraversa, no? E
è una scuola in questo contesto, un contesto di pietra e di intonaco. Una scuola non può essere in questo contesto di pietra e di intonaco, deve essere di vetro. No? Deve essere di vetro per essere una speranza, qualcosa di diverso di ciò che c'è stato fino a quel. E penso che questo non è mancanza di rispetto, è rispetto del tema che si deve fare, la scuola in questo contesto. Una scuola che è di vetro però diventa di stoffa, no, perché deve proteggersi dal sole. È una scuola che è una costruzione che è rispettosa del luogo, perché rispetta la dimensione delle strade, il rapporto tra l'edificio e lo spazio pubblico. Io credo che il rispetto stia appunto in quello, nel rispetto tra la nuova costruzione e lo spazio pubblico esistente, in questo caso una piccola stradina. I riflessi, la trasparenza, il traversante, poi i riflessi sono un modo di rendere, di alleggerire la presenza, e soprattutto ancora la trasparenza. Chi è in questa scuola è nel contempo nella valle fra le montagne, no, nel paese, sul sagrato della chiesa, nella strada. Ecco. Forse i progetti che più di tutti rispondono a quell'idea che uno spazio di vita dell'uomo è costruito su un'idea del percorso che si fa per poterlo godere e fruire, sono questi due, il restauro di Castelgrande a Bellinzona e il bagno pubblico di Bellinzona fatto nel 1967, no? Comincio dal castello, un castello che è restaurato anche lì a partire da un'idea di percorso. Si arriva in macchina in quella città, si va nel posteggio che sta qui sotto, si esce e poi si entra nella roccia e si sale. No. Prima e dopo, no. Cosa ho fatto? Ho tolto la vegetazione, ho fatto diventare questo castello, non un castello ticinese, ma un castello spagnolo, di quelli che ho visto 50 anni fa quando attraversavo la Spagna d'estate, ma è diventata una scultura, quella roccia è diventata una scultura, e si è realizzata questa fusione tra l'artificio e il naturale. Un lavoro fatto ovunque, la trasformazione, perché io credo che la conservazione è trasformazione. Quando ho fatto questo lavoro ho coniato uno slogan che diceva conservare uguale trasformare. Non si può conservare se non si trasforma. E io ho trasformato, però cercando per esempio di questa roccia non si vedeva, l'ho fatta diventare presente. Si capisce che queste torri sono così allineate perché tutte riposano su questa roccia, quindi ecco che la natura entra nella composizione architettonica, oppure architettura e natura si fondono in un insieme, no? Questo è un processo che ho continuato il processo di trasformazione. In questo luogo si è costruito per 6.000 anni, dal 4.000 avanti Cristo si è continuato a costruire aggiungendo sempre i bisogni dell'uomo in quel momento, no? I Romani hanno aggiunto le loro cose, il Medioevo ha aggiunto le cose, la Rinascenza ha aggiunto le sue cose e la modernità poteva aggiungere le sue cose e ha aggiunto un ascensore, no? Che collega la città con il castello. Questo è appunto l'inizio del percorso, usciti dal garage, dal posteggio, si entra nella roccia,
che è stata scavata ma ricomposta dal cemento armato, si entra in una grotta, in una finestra che guarda verso il cielo, si sale e si esce nella luce del castello. L'uomo entra a piedi e la luce invece entra secondo un taglio che è stato fatto nella roccia. Questa è l'architettura che accompagna questa. Bisogna fare un ascensore, ma il compito dell'architetto non è di fare l'ascensore, è di fare lo spazio che accoglie l'ascensore, che accompagna quel percorso. Ovviamente anche qui, dopo aver fatto il progetto, soprattutto un progetto di paesaggio, ho pulito la roccia, ho fatto la vigna, ma ovviamente ho fatto anche il restauro degli edifici all'interno, no? E gli edifici sono stati trasformati, no? Era un castello, era una prigione, è diventato un luogo di incontro, no? È diventato delle sale per riunirsi, dei ristoranti per mangiare, cioè credo che questa sia la trasformazione, è cambiato di destinazione, e se un spazio cambia di destinazione cambia anche il disegno, cambia tutto, insomma. Ho avuto la fortuna di concludere il mio lavoro con un intervento di Mario Botta, che in occasione dei 700 anni della fondazione della Confederazione Svizzera ha fatto questa tenda. Era una tenda per ricevere il pubblico, ricevere 1500 persone con degli spettacoli, eccetera. E questa immagine parla e dice chiaramente che non è vero che il nuovo deve sottomettersi al passato, no? Passato e presente si alimentano vicendevolmente, no? Ognuno trae forza dall'altro, no? E io credo che questa costruzione potrebbe benissimo essere definitiva. È stata permessa solo perché era provvisoria, no? Insomma, ma altrimenti potrebbe benissimo essere definitiva. Invece un progetto veramente di percorso è il progetto del bagno pubblico di Bellinzona del 1967, un ponte che collegava un viale, quindi la città storica, con il fiume. No? È un luogo, è una strada che attraversa un territorio, va dalla città storica al fiume. È un luogo dove si vede chi è nel bagno, si è visti da chi fa il bagno, è uno scambio tra il fruitore e il passeggero. Questo è quello che vi dicevo dell'idea dello spazio-tempo, cioè è lungo questo percorso, le immagini continuano a modificarsi, insomma. Queste sono foto di 40 anni fa. Il percorso di accesso attraversa la funzione principale, quello del bagno, sono strettamente legati. Adesso è cambiato molto, gli alberi sono cresciuti, i muri si rompono a poco, no? Resta comunque l'idea di questo percorso che attraversa uno spazio. E in questo spazio, oggi, prima era un grande spazio unitario, oggi invece vive di isole separate, di spazi separati uno dall'altro. Altri progetti di percorsi. Dovevo fare un fatto lungo. Forse un po' lungo. Io sono consigliere
per i lavori autostradali in Svizzera, no? L'autostrada arriva a Locarno, una cittadina sul lago, arriva, esce da un portale e va in città, e la dimensione autostradale deve legarsi alla dimensione della città esistente. Questo è lo spazio pubblico dal Medioevo fino all'Ottocento, questo è lo spazio dell'Ottocento, questa invece è la dimensione di oggi, no? Io ho cercato di integrare sia la dimensione di questa rotonda, un fatto tecnico molto importante, sia la dimensione di questo muro che protegge il quartiere dal rumore, sia la dimensione di questo portale. E questo appunto è la trasformazione di questa necessità tecnica in uno spazio. L'uomo, credo che l'architetto è colui che trasforma le necessità in spazi, no? Le necessità sono dettate dalla società, dal committente, e l'architetto deve fare uno spazio. Ho cercato di tradurre un portale come questo in un percorso che lo vedrete dopo che passa sopra. Ho cercato di tradurre questa rotonda in un grande spazio, no, pubblico, che, al quale si accede, no, indipendentemente dalle macchine. Le automobili sono 5 metri sopra, no, 4 metri sopra. Questo è il grande vuoto. È stato difficile perché oggi c'è questo terror vacui, questa paura del vuoto, non so. E anche questo è la trasformazione di una necessità funzionale, un muro antirumore che protegge queste case del rumore, che però sopra diventa un percorso, diventa un parco della città. Quindi ancora una volta dei percorsi che diventano spazi di vita dell'uomo. Ovviamente il lavoro più grande in questo senso l'ho fatto facendo il progetto che va dalla Germania all'Italia e attraversa il Canton Ticino da Chiasso fino a Biasca. Scusi. È un percorso di una linea veloce, un treno veloce di 300 km all'ora, quindi è disegnato secondo delle regole tecniche della velocità, i raggi di curvatura, eccetera. E ciò che mi interessava era il rapporto tra il percorso, si vede meglio in queste foto, il percorso e il territorio. E in questi tratti la ferrovia è in galleria, no? E poi quando viene all'esterno deve disegnare il territorio. Non deve essere un male necessario, ma deve essere un'occasione per disegnare un nuovo territorio. E questo l'ho fatto come progetto urbanistico in tutti i luoghi dove appunto la ferrovia viene all'esterno. È un'occasione per disegnare dei limiti, per disegnare, per mettere in riserva delle parti libere, degli spazi, eccetera. Cioè l'idea che una struttura tecnica può essere un'occasione per disegnare uno spazio pubblico diverso da quello che è disegnato dai piani regolatori tradizionali. Cioè l'idea dello spazio pubblico come percorso vale a tutte le dimensioni, da quello della casa, della passerella della casa rotanita, a quello della dimensione di 150 km. Però in fondo ciò che più mi interessa in questo periodo è il raccordo tra ciò che esiste, la città che esiste, e la città soprattutto nei suoi spazi di frangia, insomma, al limite, dove la città tradizionale comincia a diventare città fluida, città diffusa, periferia. Tre esempi, uno a Chambéry, uno ancora a Chambéry e uno a Padova. Sono tre parti di città
No? Questo era Chambéry, un arsenale dell'Ottocento esistente. Mario Botta aveva aggiunto questo teatro, io ho aggiunto questa biblioteca. E poi avrei dovuto aggiungere queste torri che non si sono fatte. Ciò che mi interessava era soprattutto lo spazio che restava tra il nuovo e l'esistente, no? Questo spazio che inizia qui dal teatro di Mario Botta, si continua, entra, passa di fianco all'edificio, continua dall'altra parte, stabilisce un rapporto con la città, dalla città e dai vicoli della città sempre si vede, e poi sempre come al solito questo percorso, questa forma che viene dal rapporto con ciò che esiste disegna lo spazio interno, la sala diventa un'immagine dello spazio esterno. Un altro lavoro sempre a Chambéry, un lavoro situato tra una città esistente e un parco. Bisogna mettere la costruzione in questo luogo. Ho fatto sì che la costruzione sia divisa in due per far sì che il vuoto, lo spazio pubblico, diventasse il legame tra il parco e la città. Questo la città esiste, no? E l'edificio diventa porta tra il parco e la città. Di notte ovviamente trasparente comunque. Lo spazio pubblico, insomma, ciò che regola la composizione degli edifici. Questa invece è una torre che è per, in parte hotel, in parte uffici, a Padova, in una parte di città diffusa, periferia, senza nessuna qualità, un segno perché chi costruisce voleva farsi vedere. Però la cosa che l'ho fatto, perché dietro questo segno c'era un grande spazio, questa è una foto di cantiere, un grande spazio che metteva in relazione questi residui di città con qualche cosa di nuovo. Quindi ecco, questo è, penso, ciò che mi permette di fare un segno nella città, no? E con quel segno io indico che lì c'è uno spazio pubblico che è per questa parte qui della città, ma anche per tutta la città che verrà poi di seguito. Ovviamente c'è sempre questa gerarchia, no? Uno spazio pubblico anche all'interno dell'edificio privato. Anche gli spazi interni sono sempre disegnati, progettati con quest'idea di una gerarchia che introduce all'interno uno spazio relativamente pubblico. In questo caso è una galleria che mette in relazione l'interno con l'esterno attraverso queste grandissime vetrate, no? E questa è un po' la conclusione dove vorrei arrivare. Mi piacerebbe fare una città con questa trasparenza, con questa leggerezza. E allora adesso veramente concludo leggendovi la conclusione che ne ho tratto io. Io penso che abbia intendito che mia preoccupazione principale in questo momento è la relazione con la città contemporanea, la ciudad de los espacios abiertos, la ciudad abierta, la ciudad che corrisponde a nostra vita contemporanea, però che lamentablemente a menudo non è ciudad o non è considerata tal. Por esto, en Pamplona, he elegido hacer un ejercicio de máster en periferia, donde la ciudad se apre al campo. Es un ejercicio probablemente demasiado difícil para ser hecho en pocas semanas. È también un esercizio poco gratificante, però verranno che apprenderanno muchas cosas. Muchos arquitectos de mi generación han pensado sobre todo a la ciudad, en su diseño, però non lograron realizarla.
Mi generación les deja una herencia difícil, difícil. La ciudad contemporánea, con todas sus contradicciones, sus tensiones, sus fealdades. Nosotros, modernos o modernistas, no fuimos capaces de realizarlas como hubiésemos sabido realizarlas. No nos dejaron hacerla o nos hemos querido hacerla porque estábamos demasiado interesados a nuestros monumentos. Así se dice, y es también verdad. Y tampoco los postmodernos, y tampoco los descotrivistas, ninguno de nosotros han sabido hacer una ciudad que guste. La ciudad la construyen los inversores, los abogados, los urbanistas, los economistas, los planificadores, etcétera, etcétera. Los arquitectos son marginales, pero, lamentablemente, como he dicho, es también culpa nuestra. Nosotros queremos hacer los objetos que se publican en las revistas, no queremos aprender a ser interdisciplinario. Yo pienso que la ciudad de hoy necesita ser diseñada, como ha sido siempre. Aprendan, dunque, por lo tanto, a diseñar el espacio público de la ciudad. La belleza de la ciudad tradicional está toda en sus espacios públicos, no tanto en sus monumentos. En 70 o 80 años de experiencia hemos entendido que los planos no bastan para hacer la ciudad. Se necesitan proyectos. Que sean planos o proyectos, aprendan a hacerlos y que sean proyectos de espacios. Proyectos de espacios abiertos, transparentes, atravesantes. Si nosotros no hemos sabido hacer una ciudad mejor de la que se hace sola, sin proyecto, diseñarla podría ser vuestro desafío. Debería ser vuestra esperanza. Muchas gracias.